Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Workout HD. Siamo in palestra oggi per vedere un altro allenamento tecnico, oggi di tricipiti, quindi continuiamo quel format che abbiamo iniziato con i bicipiti. E andiamo subito al primo esercizio. Allora ragazzi, come primo esercizio per scaldarci, prendiamo la corda. Come ci avviciniamo al push down? Allora, mettiamo un carico non troppo pesante, facciamo il carico nostro, non ci allontaniamo troppo perché la corda deve essere perpendicolare, curva fisiologica lombare attiva, scendiamo perpendicolari e andiamo verso l'esterno. Con questo esercizio scaldiamo bene i tricipiti e i gomiti. Per ricordare quello che abbiamo detto l'altra volta nel video dei bicipiti, questo esercizio può essere utilizzato anche se quando dobbiamo allenare muscoli antagonisti come bicipiti e tricipiti nello stesso giorno, facciamo magari una serie che abbiamo visto con la corda giù e una serie su al cavo. Una domanda, diciamo, che potrebbe sorgere spontanea quando si va in palestra e ci si approccia a questo esercizio: e perché tenere i gomiti larghi? Perché preferire questo e non preferire i gomiti stretti? Allora, non è sbagliato tenere i gomiti stretti, ma se noi vogliamo richiamare totalmente il tricipite, andiamo ad enfatizzare il movimento andando verso l'esterno. Vediamo soprattutto che i bodybuilder, quelli un po' più, diciamo, formati fisicamente, tendono a tenere i gomiti più verso l'esterno. Questo perché, a causa delle masse muscolari, dei muscoli satelliti attorno al tricipite, questo non gli permette di chiudere totalmente i gomiti al busto, quindi tendono a stare un po' più verso l'esterno. Una piccola curiosità. Adesso andiamo al prossimo esercizio, che è il French Press. Un altro esercizio che viene utilizzato molto, soprattutto per chi si approccia alla palestra, vedo viene messo in molte schede, il French Press, che può causare alcuni problemi a livello del gomito articolare, soprattutto della scapola, della spalla. Quindi vediamo come ci dobbiamo approcciare al French Press e come trovare il set. Allora, in realtà è molto semplice. Mettiamo il bilanciere sulle gambe, andiamo su, abbiamo trovato il nostro set, quindi braccia verticali, scendiamo muovendo soltanto i gomiti, sfioriamo il capo e risaliamo. C'è anche chi fa questo tipo di movimento enfatizzando. Ogni tanto piace farlo anche a me, però cosa potrebbe succedere? Che chi non ha una muscolatura formata rischia di perdere il peso. Questo potrebbe causare una sublussazione. Adesso passiamo al prossimo esercizio, che è French Press capo alto. Un altro esercizio molto molto, come si dice, delizioso, no? È il French Press al capo alto. Ci portiamo subito in set. Andiamo sempre un po' verso l'esterno. Mi raccomando, sempre alla curva della schiena. Ci tengo molto perché è una cosa importante per non rischiare di farsi male. È un esercizio molto sicuro che, se inserito anche alla fine di una routine di allenamento di tricipiti, può diventare molto molto stressante per le nostre fibre e quindi rompere per bene il muscolo. Allora, un altro esercizio molto sopravvalutato: c'è molto razzismo in palestra perché questo viene considerato un esercizio più per le donne, però non è proprio così, perché se fatto bene questo esercizio nel modo giusto è davvero molto pesante. Kickback. Allora, come va fatto questo esercizio?
per chi non ha magari una buona mobilità per la schiena, ci aiutiamo alzando leggermente il poggiatesta, quindi ci appoggiamo. Mi raccomando, sempre la curva della schiena, non voglio, non è questo, quindi non voglio braccia appesa, è questo, quindi braccio a 90 gradi e porto il manubrio sui glutei. 1 2 3. Se vogliamo enfatizzare un po' il movimento, possiamo tenerlo un secondo su e poi scendere. Se fatto bene questo esercizio, anche può fare davvero davvero molto male, e in senso positivo per i nostri muscoli. Quindi ragazzi, ricordiamoci sempre di fare i movimenti corretti. Io oggi ho portato soltanto pochi esercizi, perché se dovessi parlare di altri esercizi andremmo magari a sforare con i tempi e fare un video troppo lungo. Non voglio annoiarvi, quindi facciamo un'infarinatura di base. Ricordiamo che questo video e questi esercizi sono per chi si approccia alla palestra, per chi non è formato, per chi non inserisce dei cheat all'interno del proprio allenamento. Perché non inseriamo dei cheat all'interno di un programma di allenamento per principianti? Perché ragazzi, i cheat vanno fatti con criterio. Per chi ha un fisico formato, che riesce a reggere il peso e quindi a non farsi male e conosce bene il proprio corpo. Ragazzi, anche oggi questo video è terminato. Seguiteci su tutti i social: Workout HD su YouTube, Andrea De Luca su Instagram e Facebook, e Vincenzo Rollotto su Instagram. E ho rimesso la felpa perché sono troppo grosso, poi lo facevo assicurare. È ancora troppo secco. Ci sono in giro tanti cagnolini che lo potrebbero mordermi, sì. Ancora secco. Quindi metto la felpa larga, così sembra un po' più pieno, dai. Vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.